Ok, la fotocamera sembra funzionare. Per chi segue le storie sa già di cosa parlo e anche chi segue il canale dove posto ogni mattina le albe sa già di cosa parlo. Ma dopo che vi ho salutato ieri mattina ho caricato il telefono nel suo cavalletto. Ci ho montato il microfono, cose, eccetera, eccetera, e come ogni mattina, gli ho fatto riprendere l'alba. Ah, scusate, il mio ciuffo vi saluta per l'ultima volta, anche lo spoiler qui dietro. Vi salutano per l'ultima volta, visto che oggi alle 15 Gil the Barber segherà barba e capelli. Quindi dategli un saluto, sono stati simpaticamente in compagnia nostra dal 22 di febbraio ad oggi, mai tagliati. Quindi questo è il Covid hairstyle di cui vado orgogliosamente fiero. La nonna di Alessandra ieri sera ha detto: "No, ma stai benissimo con i capelli, benissimo proprio, però la barba devi accorciarla." Ah, il problema è la barba, capirai. Comunque, vabbè, sembra un licantropo. Dicevo, ieri, dopo che vi ho salutato, ho messo tutto pronto per riprendere l'alba. È bello in riva al mare, le onde, eccetera, eccetera, non tirava neanche tanto vento. A un certo punto, porca miseria, a un certo punto è arrivata una folata che sembrava il demonio. Hai visto il cavalletto che è decollato e il telefono ha fatto effetto martello a terra. Bah! Infatti qui sotto il vetro ormai, ciao, è andato definitivamente. Infatti per i primi 5 minuti dopo la botta non è che abbia funzionato molto. Poi stranamente si è ripreso, però adesso il monitor qui, lo schermo, è veramente ridotto male. Molto male. Nonostante questo, siamo ancora qui, perché fortunatamente funziona. E c'era tutto quel discorso sulla rabbia che abbiamo cominciato ieri. Facendo un riassunto della puntata precedente, per chi non ci fosse stato ieri, il concetto era questo: alle volte viviamo delle emozioni e non sappiamo come gestirle perché ci creano un grave problema e un grave fastidio. Ma da dove arrivano? Il punto è quello: se io devo andare a cercare le cause prime delle cose, devo capire. Un'esplosione oggi. Ieri i matti che urlavano, oggi un'esplosione. Vabbè, pazzesco, ok? È bello perché ogni mattina c'è un evento eccezionale così, che ti cambia la giornata. In ogni caso, da dove nasce il problema? Perché magari è proprio un problema, quello che vivo dentro io. La situazione, la problematica, come la risolvo? Andando a vedere quali sono le cause prime, perché è un po' come la differenza fra la medicina cinese e la medicina occidentale. La medicina occidentale, ok, dottor Maselli, non ascoltare questo pezzo perché potresti mettere dei puntini sulle i e dire sì, ma esiste la medicina dello stile di vita, esiste la medicina preventiva, eccetera, eccetera, che sono tutte delle figate che per fortuna, grazie al cielo, esistono e che per fortuna, grazie al cielo, stanno prendendo sempre più piede, per fortuna. Ma ancora non sono la medicina mainstream.
La medicina cinese, a differenza della medicina occidentale, lavora in prevenzione. C'è il fantastico mito per cui i medici cinesi vengono pagati per quanti pazienti sani hanno e non per quanti pazienti malati che richiedono certificati hanno. Quindi sono due approcci completamente diversi. Da una parte è la promozione della salute e quindi tutto quello che ne consegue, dall'altra è la cura, l'aggiustare il malato. Quindi in uno punto nel far sì che tutto vada liscio, nell'altro punto a metterci le toppe. È un po' come l'approccio alle emozioni. Se vivo una condizione di malessere, di disagio, di rabbia, rancore, stress, ansia. Sì, diciamo che sono sufficienti questi piccoli mostriciattoli. Non è che se mi prendo l'antidepressivo ho risolto, cioè ho tamponato quel momento e va benissimo, Cioè, cacchio, non riesco a guidare, da quanta ansia ho. Vabbè, ti prendi i calmanti, non troppi perché sennò poi fai gli incidenti, e diciamo che a gironzolare lo fai, no? Ma non è la risoluzione del problema, anche perché si sa benissimo che le toppe non è che siano di solito definitive, quindi poi ci devi mettere la toppa più grande, sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande, finché alla fine diventa, è tutta toppa. E quando è tutta toppa non c'è più niente da attaccare. Toppa con due P. Diverso è dire, ok, andiamo a cercarci le cause che hanno generato conseguentemente tutta una catena di eventi che mi ha portato a questa condizione. E per farlo non è facile proprio per niente. Non è facile per niente perché uno bisogna riconoscere la propria responsabilità e noi non abbiamo mai responsabilità perché sono sempre gli altri il problema. Noi siamo santi, vero? Noi siamo santi e sono gli altri cattivi. Questo è quello che ci piace raccontarci perché così siamo sempre giustificati dal non fare le cose, dal lamentarci delle cose, dal piangere per le cose, dal vorrei ma non posso, vorrei ma sono troppo grasso, vorrei ma sono troppo vecchio, vorrei ma sono troppo basso, vorrei ma sono troppo stupido, vorrei ma non ho studiato, vorrei ma un cazzo, un cazzo. Queste sono le scuse che tutti, tutti, chi più, chi meno, ci raccontiamo per rimanere esattamente nella situazione in cui siamo, né più né meno. E sono delle trappole, dei trappoloni fantastici. Quindi se io dovessi andare a cercare quali sono le cause della rabbia, oppure le cause di un rapporto che 2 giorni fa abbiamo parlato delle persone tossiche, no? Vivo un rapporto con una persona a me vicina, questa persona a me vicina è una persona di quelle che ho ereditato da, che ne so, parenti, roba del genere, quindi non è che posso tagliare in maniera secca i ponti con sta gente. Però magari c'ho un rapporto che non è un rapporto di un così entusiasmante, diciamo così, che mi fa star male, che mi fa arrabbiare, mi fa rimuginare, mi fa incazzare. Ciao Giampaolo, fa incazzare. Ma da dove arriva l'incazzatura? È un'incazzatura che nasce da cosa? Senza andare a cercare le cause oggettive di questa incazzatura, la cosa più semplice che posso fare è
capire com'è il meccanismo. Il meccanismo lo vedevamo ieri. C'è un discorso di reiterazione degli atteggiamenti, dei pensieri, dei comportamenti che rinforza, allarga, scava più a fondo il solco, le strade da percorrere all'interno della mia testa. E queste strade più sono percorse. Avete presente i sentieri? Ecco, i sentieri nel bosco. Lo vedi quando sono percorsi, anche quelli degli animali, perché sono segnati, cioè ci camminano, non ci cresce l'erba. E quindi lo vedi. È un po' la stessa cosa. Più ci cammini sopra, più lo vedi. E se domani sei di corsa, ma indovina un po', corri in mezzo alle sterpaglie o corri sul sentierino segnato, che hai segnato tu perché ci sei passato ogni giorno. Corri sul sentierino, ovvio. È ovvio. Quindi, nella testa ci sono questi sentieri e siamo noi, percorrendoli, a segnarli in maniera più profonda. Quindi, se è vero che la realtà oggettiva lì fuori non esiste di per sé, oh, ma qui abbiamo già l'alba in corso. Attenzione, sono le 6:02 e il sole è già fuori. Devo uscire ancora prima delle 6 e qua, delle 5:40. Ok, da lunedì vorrà dire che abbassiamo la sveglia. Dobbiamo o abbassare la sveglia o sbrigarci per arrivare qui prima. Ci picchia. Comunque ve lo state ciucciando. Eccolo qua, ragazzi. Yeppa. Ecco a voi The Sun. Yeppa, yeppa. Bello, bello. Guardatevi, almeno gustatevelo voi. Visto che stamattina mi sa che sono arrivato tardi per riprenderla. No, sono le 6. Vabbè. In any case, tornando a nosotros, il punto è la reiterazione dei pensieri, delle parole anche, dei comportamenti, degli atteggiamenti rinforza e aumenta la probabilità statistica che quello si ripresenti. Yes, è così. Quindi, visto che a un pensiero nasce e segue poi un'azione, e visto che l'essere umano in una situazione di stress di solito ha tre chance: la prima è scappare, la seconda è rimanere frizzato, bloccato, congelato, e la terza è combattere. Combattere, che non sempre vuol dire combattere con qualcuno lì fuori, perché molto spesso la realtà è qui dentro, non è soltanto lì fuori, ma è più importante spesso la realtà qui dentro. Ok, qui abbiamo una bella discesa. Ciao Luisella. Bang. Oh, Isa. Se queste sono le opportunità che ho di affrontare la vita, dipende anche da come io sono pronto ad affrontare l'incognita. Ergo, per la teoria del solco mentale, chiamiamola così per essere più pratici, perché altrimenti non so neanche come caspita chiamarla, diciamo per la teoria dell'agricoltura del pensiero. L'agricoltura del pensiero. Ah, figo l'agricoltura del pensiero. Se la mente è un campo da coltivare, l'agricoltura del pensiero significa che in questo campo che è la mente, io ci coltivo i pensieri. Ma che pensieri ci coltivo? Ci coltivo i pensieri che sono utili ad esserci,
ficcati dentro a questa testa, perché se ci coltivo i pensieri poco utili, probabilmente non è una questione di buoni o cattivi, è questione soltanto di utili. Utili barra non utili. Niente di più. Non è che dobbiamo andare a girarci molto, molto attorno. Utile o non utile. Oh, non sono neanche caduto, yeah. Ciao Susanna. Devo, per farlo, prendere una posizione, deciderlo in maniera consapevole, in maniera molto pratica, cioè senza stare lì a menarla. Mi è utile o non mi è utile questo tipo di comportamento? Cosa mi suscita? Rabbia. Ok, rabbia. Con chi? Con questa persona. Ok, rabbia con questa persona. Sempre? 99 volte su 100. Ah, ottimo. 99 volte su 100 rabbia con questa persona. Perfetto. È un rapporto. Siamo in due. Qui si scivola. Ma qui sono sull'acqua praticamente. E oggi non c'era nemmeno vento. Avrei fatto una ripresa fantastica. Ma ve la lascio a voi. Eccola qua. In un rapporto siamo in due. In tutti i rapporti umani c'è una relazione almeno a due. Anche adesso siamo a due, io e te. A prescindere dal fatto che questo video lo stanno vedendo in tanti, ma siamo io e te, basta. Perché tu sei là e io sono qua. Nella relazione, questa relazione con questa persona mi crea del disagio, mi crea della rabbia. Sto incazzato per giorni perché, porca miseria, sono incazzato con me, sono incazzato, non con lui, con lei, sono incazzato con me. Sono incazzato con me perché? Perché non ho reagito in un certo modo. Non mi sono comportato in un certo modo, volevo dire una certa cosa, ma me ne è uscita un'altra. Sono talmente orgo stupido, orgoglione da non chiedere scusa. Sono talmente... Ciao Simone. Sono talmente... Sì, orgoglione si dice dalle parti mie. Non orgoglioso, orgoglione, perché sai, orgoglioso è coglione. L'orgoglio te lo devi mettere sotto le scarpe, come soletta, dentro, tranquillo lì, che tanto non serve a niente l'orgoglio. C'è un'altra cosa che serve, ma l'orgoglio no. Detto questo, quello che posso fare, quello che io posso fare, consapevolmente, razionalmente, in maniera assolutamente definitiva, è decidere di smetterla di relazionarmi con quella persona in quel determinato modo. A questo punto qualcuno di voi potrebbe dirmi: sì, e allora non posso essere più me stesso, me stessa. È un'altra cosa. Non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di un'altra cosa. Ciao Elisa, cuccati un po' di mare. Stiamo parlando del fatto che tu devi essere te stesso e per essere te stesso devi rispettare te stesso come sei, ma capire anche che alle volte probabilmente tu non sei come ti comporti. Tu sei un'altra cosa, sei molto di più. Io non sono i miei pensieri, io non sono i miei atteggiamenti, io non sono i miei comportamenti. Nel 99% dei casi quelli sono degli automatismi o figli di esperienze pregresse, reiterate nei pensieri, nei comportamenti, negli atteggiamenti, nelle abitudini, eccetera, eccetera. Sono io? No, sono loro. Io le agisco. E posso decidere, una volta che ne ho vista una, che potrebbe essere il trigger, il grilletto
che genera quello scompenso nel rapporto con quella persona, di dire: ma sai cosa facciamo? Un esperimento. Semplicemente decido di non fare più quell'azione, di non comportarmi più in quel modo, per il semplice fatto che voglio vedere cosa succede. Adesso vi lascio con... Io ho sempre pensato che tutto possa essere ricondotto a un'equazione. Quindi, tralasciando il discorso dell'agricoltura del pensiero, che è una figata, grazie, grazie per avermelo fatto partorire, perché è veramente divertente solo l'idea di pensare al concetto di agricoltura del pensiero. Ma nell'agricoltura del pensiero, che è uno degli elementi base, c'è una grande equazione matematica del mondo, della vita, delle relazioni. E se vogliamo dirla in maniera molto spiccia, per fare una cosa, ottenere un risultato, per raggiungere un obiettivo, concretizzare un sogno, sviluppare un progetto, che può essere anche, attenzione, non è che sto dicendo cose, andare sulla luna, robe del genere, ma un sogno da realizzare, un progetto da realizzare può essere anche riuscire finalmente ad avere un rapporto appagante e soddisfacente con un'altra persona. Non sempre abbiamo la fortuna di creare dei rapporti sani con le persone. Per questo andiamo a parlare di persone tossiche, ma le prime persone tossiche siamo noi. Noi siamo le persone tossiche. Sì, è vero che lì fuori ci sono le persone tossiche, i vampiri che ti succhiano l'energia, eccetera, eccetera. Ma perché glielo lasciamo fare noi? Cioè, sono io tossico per me stesso. Quindi la fortuna di avere un rapporto soddisfacente con un'altra persona, un altro essere umano, non è una fortuna. È semplicemente aver aggiustato l'equazione. Tutto qui. È solo una questione di equazione. Cambi una variabile dell'equazione, cambi il risultato dell'equazione. Il problema è che molto spesso non osserviamo gli elementi che compongono l'equazione, i nostri comportamenti, i nostri atteggiamenti, i nostri pensieri. I pensieri sono uno degli elementi base dell'equazione. Come pensi? Cosa fai? Qual è il tuo comportamento? Qual è il tuo atteggiamento? Pensaci. Vuoi ottenere risultati diversi? Devi fare qualcosa di diverso. Vuoi sviluppare, vuoi ottenere un obiettivo, un sogno, un desiderio particolare? Ok. Cambia un elemento dell'equazione che secondo te è la cosa che potrebbe magari fare la differenza. Perché no? Provaci se non altro. Poi bisognerebbe fare 80 puntate soltanto sul come fare a cambiare un'abitudine, come fare a sviluppare un nuovo comportamento, come fare a crescere la disciplina, crescere l'energia individuale, interiore. Non sto parlando di diventare Super Saiyan. Lì ci vorrebbero probabilmente altre 80 puntate. Magari le facciamo se interessano, però magari non me ne frega proprio un tubo e quindi non le facciamo proprio per niente. Però non è stato facile. Quando ho iniziato... È iniziato parecchio tempo fa. È iniziato assieme a delle persone. Il percorso che poi, secondo me, mi ha portato qui oggi a parlare con voi. È
era un po' un atto di fede, un salto nel buio, tanto entusiasmo, tanta alti, bassi, cadute, ne ho combinate di tutti i colori. Durante il viaggio, mamma mia, ne sono successe di tutte. Però se una cosa l'ho capita da solo e l'ho capita circa 3 anni fa. Disciplina e la sua importanza. Le abitudini e la loro importanza. I comportamenti e la loro importanza. Ho avuto la fortuna, la immensa, gigantesca fortuna, chiamiamola sempre fortuna, perché tanto ci piace usare questa parola, di appassionarmi di meditazione, di poter addirittura frequentare un centro serio di meditazione. Non... Vabbè, lasciamo perdere, potrei essere polemico. Diciamo, se quella cosa ti fa bene, se senti che ti fa bene, ti porta dei vantaggi e senti che ti dà più che ciucciarti via l'energia, allora quella meditazione che stai facendo va bene. Può essere Zen, può essere Mahayana, può essere Vipassana, può essere meditazione occidentale come la mindfulness, può essere qualsiasi tipo di meditazione tu voglia fare, falla. Falla, falla, meditazione laica, Eckhart Tolle, guardati Eckhart Tolle, via, vai, alla grande. Si parte tutto dal pensiero, perché è tutto lì. Che controllo hai sull'energia che è dentro al pensiero? Il pensiero è energia, il pensiero è materia. Il pensiero è, poi segue l'emozione. E tutto questo è dato dall'interpretazione che tu ci cacci dentro e ci cacci sopra. Non è quello che succede, ma è come tu lo interpreti. E Goethe l'ha sintetizzato in una maniera eccezionale quando ha detto: la bellezza è negli occhi di chi guarda. La bellezza non è oggettiva, è dentro ai tuoi occhi, perché lì ci vedi la bellezza. Io qui ci vedo la bellezza. Guarda che meraviglia, guarda che riflesso. Sono alghe. Sì, sono vive. Come te. Oggi è venerdì, ci sentiamo lunedì. Non credo sabato e domenica, dubito, riposo. Con i capelli tagliati, quindi lunedì attenzione a prepararsi perché potrebbe essere uno shock. Non ci sarà più il barbone, non ci sarà più neanche la foltachioma. Vi auguro una veramente fantastica giornata, un weekend strepitoso. Finalmente possiamo uscire. Non fate cazzate perché è un attimo che ritorniamo alla fase 3, che ci entriamo in fase 3, quella brutta però. Noi vogliamo una fase 3, quella bella. Quindi usciamo, facciamo tutto quello che possiamo e che dobbiamo, con attenzione e con cautela. Un abbraccio a tutti.